Luogo. Ah, c'è Rocca che desidera. Ci racconti la situazione della Verlicchi? Allora, cominciamo. Situazione della Verlicchi. Siamo nella merda, si può dire. Sì. Può dire, mi mettete il bip. No, vai. Praticamente è un anno e mezzo che ha smesso praticamente di pagarci. In più abbiamo scoperto che sono 2 anni che non versano i contributi dell'INPS. Ciao. Che non versano i contributi dell'INPS, cessioni del quinto non versate, TFR non versate, se le trattengono, cioè in busta ci risultano, ma loro se li trattengono. TFR, pensioni integrative e chi dal 2006 ha lasciato il TFR in azienda o all'INPS, in quel caso lì anche li trattenute, ma non vengono pagate praticamente. Non c'è lavoro, abbiamo perso un mucchio di lavoro. Mi sono tutti in mezzo alla strada e nonostante tutto, anche se c'è stato un cambio di proprietà, c'è gente che continua a credere, a crederci e così a mettercelo nel di dietro a tutti. Poche parole, questa è la situazione. Adesso è subentrato questo gruppo che non conosciamo bene l'identità, okay, che intenzione ha di fare è sicuramente non buone, che ci porterà su una strada di un qualcosa di non gradevole, addirittura di molto più pesante di questa situazione che c'è adesso. Noi pensiamo sicuramente a qualcosa che loro vogliono portare questa azienda a un fallimento voluto da loro e fare i loro affari su qualcosa per speculare e investire dall'altra parte e lasciare tutta la gente a casa. Senza un 140 soldo. Dipendenti. Senza un soldo, sia chiaro. 140 esuberi, noi siamo in 197, 195, via, più o meno. E niente, cioè, oltretutto stiamo rischiando di perdere anche quello che possiamo avere di ammortizzatori sociali con questa. Quindi proprio, cioè, da barboni, proprio ridotti come dei barboni. E c'è da dire anche che il signor Verlicchi ha ceduto le quote a queste persone a titolo praticamente gratis, avendo in cambio delle quote dal loro gruppo, che poi bisogna vedere che valore hanno, e ci ha lasciato in questa situazione. Noi lo ringraziamo per tutto quello che abbiamo fatto per lui, gli abbiamo portato l'azienda avanti da un anno che non ci pagava regolarmente, noi abbiamo prestato a dare la nostra collaborazione nella speranza che lui si riprendeva e avevamo ancora un futuro, ma non è stato così. Ok, grazie. L'incapacità della dirigenza poi si è riversata tutta su di noi, perché poi noi il nostro dovere l'abbiamo sempre fatto, ci siamo comportati sempre razionalmente, abbiamo cercato di venire incontro all'azienda, abbiamo fatto sacrifici, però poi alla fine ci hanno preso in giro. La situazione è questa qua, che ormai siamo stancati di essere presi in giro, non ha più senso continuare a lavorare. E poi niente, si lavora per i soldi, se non ci vengono dati i soldi cosa veniamo a fare? La nostra paura è che con la questione che si possono fare società di comodo, le famose bad company, riusciranno in un modo o nell'altro a fare in modo che non riusciremo ad avere neanche quello che ci aspetta dopo un fallimento. Perché probabilmente riescono ad aggiustare tramite leggi che sono ingiuste. Riusciremo ad avere delle. Non riusciremo ad avere quello che ci aspetta, quelli che sono i nostri diritti, che sono mesi di stipendio arretrati. Io ormai ho perso il conto, cioè degli stipendi. A me devono marzo del 2010, mi devono marzo perché è stata sbagliata la domanda della cassa integrazione e non mi è stato ancora pagato. Poi mi devono la tredicesima, gennaio e gennaio. Ah. E il premio di produzione. Cioè, non riceviamo stipendi. Praticamente sono circa 5.000 euro. Da novembre 2009. L'ultima busta che abbiamo in mano è quella di novembre. Novembre 2009. Anche più le buste paghe, dai, 2010 sono in debito. 2010 non 2009 la busta paga. No, che non percepiamo più stipendi normali è da novembre del 2009. Ma l'ultima busta no. L'ultima no. Stipendi regolari sui nostri 1000 euro ogni mese tutti interi, è da novembre 2009. E l'ultima busta che abbiamo in mano è comunque quella di novembre, quella di novembre 2010. Sì. E basta. E come fate a tirare avanti? Perché sono in debito anche con quelli che fanno le buste paghe, fatica. Sai? Facciamo fatica, c'è chi ha il consorte che lavora, cognata, chi no. Io c'è chi ha un altro stipendio, bene o male arranca, c'è chi non ha nessuno e fa la fame.
detta come va detta. Il 7 finisce la cassa integrazione. Il 7 ci finisce la cassa integrazione, non sappiamo neanche se a quel punto lì ci viene dato l'anno 6 più 6 di proroga praticamente. E quindi conseguenza la mobilità. Di là chi c'ha la mamma e il papà che li possono aiutare, chi non ha nessuno. Questa signora qua è monoreddito con un bambino. Una cosa così drammatica non credevo che arrivassimo a questo. Sì, anche perché la drammatica. La Vellicchia era famosa, era una delle aziende più in salute della zona. Abbiamo abbandonato tutti perché non riusciamo a essere puntuali nelle consegne, insomma, e anche i lavori non vengono fatti a regola d'arte perché per risparmiare, oppure ma ci manca l'attrezzatura perché non vengono pagati i fornitori, insomma sono tante cose che si sono accomunate l'una all'altra e ci hanno portato in questa situazione.